venuti stasera a questo riepilogo della lezione che ho fatto stasera. Adesso cercherò di rifare 7 agosto. Siamo a lezione sui dialoghi, su LL dialoghi e su come fare i menu. Quindi niente, sappiamo, vediamo un po' i singoli pezzi. Quindi, primissima cosa, dobbiamo costruirci una scatola, un box. Eccolo. Questo box, primissima cosa da fare, andiamo sul content, ci siamo già, e facciamo un new script. Questo new script è lo script di default, quello che quando tocchiamo quando nasce ci dice hello avatar, e se lo tocchiamo ci dice touched, e questi sono i due grossi blocchi. Noi adesso vogliamo fare in modo tale che quando lo tocchiamo ci dica invece un dialogo. Il dialogo lo facciamo così, quindi LL dialog lo dobbiamo fare sulla persona che ha toccato, che è una chiave, quindi facciamo key ID uguale LL detected key di 0. LL dialog, facciamo a questa persona che sta cliccando, gli diciamo scegli e poi gli diamo un insieme di scelte, scelta A e scelta B. E poi gli dobbiamo dare anche ancora un canale. Il canale per il momento gli mettiamo 11. Questo è un esempio semplicissimo di dialogo. Salviamo, vediamo se ci dà errori. È andato bene, ce lo teniamo un attimo in disparte laggiù e proviamo a cliccare. Vediamo che cliccando allora abbiamo che lui ci parla effettivamente. Ci ha detto l'hello avatar perché è rimasto l'evento prima e ci dà due tasti A e B e ignora. Ok, quindi adesso l'abbiamo fatto semplicemente, quindi se clicchiamo A non succede niente, ma adesso andiamo e facciamo un'aggiunta. Allora, abbiamo detto prima che ascoltiamo su un canale, l'11. Il dialogo parla su questo canale, quindi sarebbe opportuno che noi ascoltassimo su questo canale. Quindi diciamo ascoltiamo sul canale 11, diciamo qualunque nome di oggetto. Null key, diciamo qualunque chiave può parlare e può dire qualunque cosa. E poi dobbiamo però fare l'evento che riceve listen integer channel. Vede che seguiamo esattamente la stessa base string name, KID, string str. Str è quello che viene detto dal menu. Il menu fa finta di essere l'avatar, parla. E quindi dirà in questo caso o A se si preme il tasto A oppure B se si preme il tasto B. Quindi noi diremo if str uguale uguale A LL6 0 i premuto il tasto A. If str uguale uguale B 6 0 i premuto il tasto B. A questo punto facciamo un bel save di questo, vediamo se abbiamo commesso degli errori. È andato bene, via, zac. Quindi se noi clicchiamo sull'oggetto ci compare l'espressione A o B, facciamo A e noi abbiamo mai premuto il tasto A, quindi ha funzionato. L'estensione che segnalo è quella di dire, invece di dire scegli, mettiamo che frutta ti piace. E gli mettiamo pera piuttosto che banana, e quindi se ti piace la pera, diciamo ti piace la pera, mettiamo soprattutto banana, ti piace la banana, diciamo save. Ce l'ha fatto, quindi a questo punto se noi facciamo, clicchiamo su questo oggetto, abbiamo pera o banana, abbiamo banana, abbiamo ti piace la banana.
Poi ci sono ovviamente un mucchio di altre cose, ma per questo piccolo video dovrebbe andare bene così. Ciao ciao!